Non ho più voglia di vivere. Voglio andare dov'è la mia bambina, la mia Diana. Non mangio più. Alessia Pifferi, la madre di Milano condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlia di 18 mesi nell'estate del 2022, ha pronunciato queste parole dopo che la Corte d'Assise ha emesso la dura sentenza contro di lei ed è stata riportata nel carcere di San Vittore. Per giorni ha ripetuto queste parole, cessando persino di nutrirsi in una forma di protesta tramite sciopero della fame. Questo digiuno è stato breve, in quanto ha successivamente richiesto e ottenuto il permesso di frequentare la palestra per un'ora al giorno, riprendendo così a nutrirsi. Il fare ginnastica senza aver mangiato si è dimostrato troppo faticoso. È lecito domandarsi cosa stia succedendo nella mente della madre condannata. Sta veramente soffrendo o sta fingendo? È genuinamente disperata come dichiara di essere? La decisione di riprendere a mangiare potrebbe essere stata influenzata anche dal tentato suicidio di una detenuta nella cella accanto alla sua, un evento che potrebbe averla profondamente colpita. È degna di nota l'analisi psicologica cui è stata sottoposta Alessia Pifferi, dalla quale non emergono segni di uno stato anticonservativo, ovvero un'inclinazione verso il suicidio. Inoltre non è stata individuata alcuna manifestazione di pentimento per gli eventi accaduti. Queste valutazioni provengono da Alessandra Bramante, una delle psicologhe che segue la donna in carcere. Credo che Alessia non sia in grado di pensare a uno sciopero della fame, ma che si trovi in una situazione depressiva e reattiva di fronte a un processo per lei pesante sotto tutti i punti di vista. Ha capito infatti di essere sola al mondo e che quella bambina era forse l'unica persona che avrebbe potuto starle vicino. Il suo avvocato, Alessia Pontenani, ha tentato di fornire una spiegazione. «Io credo che lei abbia avuto un grave episodio depressivo e non abbia avuto più voglia di nutrirsi. Non credo neppure che sia in grado di fare uno sciopero della fame». Resta ferma nella sua convinzione che la sua cliente sia afflitta da un grave disturbo mentale derivante da un significativo deficit cognitivo. Lo psichiatra del tribunale, Elvezio Pirfo, nella sua perizia, ha escluso che sia incapace di intendere e volere. Ha individuato in lei solo la lessitimia, che si manifesta come una mancanza di sentimenti ed empatia. Alessia Pontenani ha già espresso l'intenzione di appellarsi e di richiedere una nuova perizia psichiatrica per la sua cliente, nella speranza di ottenere una riduzione della pena. Tornando indietro, Alessia Pifferi ha lasciato da sola in casa la sua figlia di 18 mesi, Diana, con due biberon pieni di latte e tè dal 14 al 20 luglio 2022. La piccola è morta a causa della fame e del caldo estremo. La temperatura ha raggiunto i 40 gradi in quel periodo. Per alleviare la fame, la bambina ha persino tentato di mangiare il suo pannolino. Questo è stato scoperto grazie ai resti trovati nello stomaco della piccola dal medico legale. Mentre la bambina stava morendo lentamente, Alessia si trovava all'Effe, nella Bergamasca, con il suo compagno. È arrivata lì in auto, guidata da un autista, comportandosi come una donna di alto rango, con una valigia piena di abiti da sera. Non ha mai detto al suo compagno, che conosceva e amava la bambina, che aveva lasciato Diana da sola a casa. Non ha neanche informato né la madre né la sorella. Ha mentito, dicendo al fidanzato che Diana era con la babysitter, versione che ha poi ribadito alla polizia intervenuta a casa sua, ma gli investigatori hanno smentito questa ricostruzione. Non c'era mai stata alcuna babysitter ad accudire la bambina. In effetti, Alessia Pifferi aveva precedentemente lasciato la piccola Diana da sola in casa altre volte e la bambina era sempre sopravvissuta. Il problema è che quella volta non si limitò a trascorrere solo il weekend all'Effe, ma prolungò la sua assenza per un'intera settimana. Durante questo periodo fece anche una tappa a Milano seguendo il compagno per un appuntamento di lavoro, ma non si preoccupò di controllare se la figlia stesse bene. Quando infine decise di tornare a casa, per la piccola era troppo tardi. Interrogata, Alessia Pifferi
spiegò di essere rimasta con il compagno per cercare di riconquistarlo dopo un periodo di separazione. Sognava di sposarsi ed era disposta a tutto, persino ad abbandonare la propria figlia. Certamente, come confessò il procuratore Francesco De Tommasi, aveva considerato la possibilità, ma non credeva che si sarebbe realmente verificata. Aveva persino fatto ricorso alla prostituzione per guadagnare qualche soldo extra e mantenere uno stile di vita lussuoso con il suo compagno, senza la sua bambina. Solo poche settimane prima della morte di Diana, aveva speso 500 euro per noleggiare una limousine per festeggiare il compleanno del compagno, mentre Diana rimaneva sola a casa. Il processo è stato contraddistinto da un acceso confronto tra accusa e difesa sulla capacità di intendere e volere della donna e della sua presunta volontà di abbandonare la figlia alla morte. Lo psichiatra incaricato di redigere la perizia per la corte, Elvezio Pirfo, come già accennato, non ha mai avuto dubbi in merito. Nella sua perizia si legge: ha messo i suoi desideri di donna davanti ai bisogni di sua figlia. E nemmeno la corte ha avuto dubbi nel condannarla al massimo della pena. Dall'altra parte, la difesa dell'imputata ha insistito sul fatto che questa non avesse una piena consapevolezza di ciò che stava facendo, sostenendo che fosse incapace di intendere e volere, con un livello di capacità intellettiva paragonabile a quello di una bambina di 7 anni. L'avvocatessa si è appoggiata sulle perizie condotte dalle psicologhe del carcere di San Vittore, le quali, ora, sono anch'esse sotto accusa per falsificazione e favoreggiamento. Il pubblico ministero ha richiesto ulteriori indagini su di loro, poiché ritiene abbiano influenzato l'imputata, inducendola a fingersi pazza per evitare l'ergastolo, arrivando persino a istruirla su come rispondere alle domande per apparire come una bambina anziché una donna adulta. L'inchiesta è ancora in corso e lo stesso destino si prospetta per la Pontenani. In breve, la vicenda rimane estremamente intricata. Durante il processo anche la madre e la zia di Alessia Pifferi sono state messe sotto accusa. Secondo quanto riferito dall'imputata e dalla sua difesa, pur essendo consapevoli della sua incapacità di prendersi cura di se stessa e della piccola Diana, l'avrebbero abbandonata. L'avvocato difensore ha cercato in ogni modo di screditarle. Appena si è diffusa la notizia dello sciopero della fame, avevano dichiarato: «Non è quello che ha commesso a distruggere Alessia, ma sapere che non sarà più libera». Erano incredule e avevano ragione.